Ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Rock3Rares Guido ed eccoci qua con un nuovissimo video. Anche oggi siamo qua con Uncharted 4, siamo al dodicesimo walkthrough e come al solito spero che questo video vi piaccia, lasciate un like e un commento, io sarò sempre pronto e disponibile a rispondervi. Iscrivetevi al canale se già non l'avete fatto e come al solito ci vediamo al prossimo video. Stessa ora, stesso luogo, stesso player, ma con tante novità tutte da scoprire. Ciao! Dai, Nate, muoviamoci. Sì. Posto nel bel mezzo di un dannato mercato. Sarebbe pazzesco. Ma ne abbiamo viste di follia. Questo è poco, ma sicuro. Messo. Secondi, eh? Permesso. No. E tu, piccoletto, come andiamo? Ti piace? Sì. La torre. Sì, ma Sally, non vedi? È un lemur. Dai, vieni a salutare. No, grazie. Che tenero. Ehi, Sally, guarda chi è tornato. Occhio alla rabbia, Nate. Ha ragione, l'odore potete bene. Spazio. Devo passare. Ehi, guarda. Chiusa. Ci resta che entrare di soppiatto. Piano piano. Era implicito nella parola soppiatto, Sally. Ehi, Sally, che dici? Passiamo di qui? Sì, perché no? Accidenti. È un bel salto. Tutto bene là dietro? Pensa per te, io ho i miei ritmi. Beh, almeno il panorama è uno spettacolo. Ok, vediamo un po'. Sigillo di Edward Englund, come diceva la mappa. Che stiamo cercando? Ottima domanda. Decisamente alta. Sì, direi di sì. Scommettiamo che... Sono segni zodiacali. Leone. Ah, e il toro. Sì, quattro segni. Ah, e quattro campane, lassù. E questi appari al centro del pavimento sembrano blocchi. Faccio io. Dobbiamo stare in campana. Il posto è questo. Chiama Sam. Ok. Scorpione, acquario, leonetto. Segreteria. Ehi, Sam, abbiamo trovato la torre giusta, richiamaci. I telefoni non prendono bene qui. Beh, non perdiamo tempo. Torno subito.
visto Sully? L'orologio funziona ancora. Sì, l'ho notato. Cerca di non finire incastrato tra quegli ingranaggi. Tranquillo. Bene? Sì, ok. Ok, attento alle dita, Nate. Devo preoccuparmi? No, va tutto bene. Fidati. Questa l'ho già sentita. Scorpione. Scommetto che Avery era scorpione. Ah, cavolo! Mi ha sfondato i timpani! Ehi, Nate! Ha funzionato! Il blocco dello scorpione si è aperto! Ok, passiamo alla prossima! Thank you.
Charlie, notizie di Sam? Niente. Sarà benone. Forse ha dimenticato di mettere in carica il telefono. Muoversi. È stato divertente. Wow, che bel panorama si vede da qui. No! Accidenti. Bene, sei qui. Ok, Sally, ce l'ho fatta. Farà un bel baccano. Sally, attento! Scusa, la maniglia si è rotta. Dovrò suonarla direttamente. Forza, ci siamo. Puttana.
Santo cielo. Ehi, Sally. Oh, merda. La porta si è aperta, però. Beh, era un modo come un altro. Stai bene? Non lo so ancora. Tu? Morto. Andiamo. Vediamo cosa in serbo Avery per noi. Bene. Ok. Ehi, guarda. La moneta. La vuoi? Certo, perché no? Vediamo che c'è qua giù. Magari montagne d'oro e tanti gioielli. Sam, finalmente, tutto bene? Ho setacciato la mia torre, non c'è niente. Sì, beh, noi siamo sicuramente nel posto giusto. Raggiungici qui. Dici sul serio? Ok, arrivo. Arriva. Ottimo. Sally! Sono già qui. Accidenti. Ehi, sono i nostri ragazzi. Sì, Henry Avery e Thomas Tew, gemelli del crimine. I fondatori. Fondatori di cosa? Della peggior caccia al tesoro. Ci sono i sigilli di Avery e Tew. Hanno qualcosa di diverso. Sì, hanno quei motivi stellati. Ruotano. Beh, in quale verso bisogna ruotarli? Wow. Ok. Diamo un'occhiata. Sì, solo un attimo. Altri simboli pirata. Adam Baldridge, Ann Bonney e Christopher Condent. Ci sono troppe variabili. Vediamo dove conduce quella porta. Spero ancora in qualche tesoro. Ehi, guarda, avevo ragione. Baldridge, Bonney e Condent. Splendido. Ma perché sono qui esattamente? Beh, scopriamolo. Bonney aveva i capelli rossi. Sì. Guarda le stelle. Sembrano quelle sui sigilli di Avery e Tew nell'altra stanza. Hai ragione. Giusto, Condent lo chiamavano Billy Manomozza. Qui c'è un altro motivo stellato. Sì, ma è del tutto diverso dal primo. Sì, giusta osservazione. Grazie. Visto? Non sono solo bello. Wow, guarda che baffi. Fanno concorrenza ai tuoi. Se lo dici tu, che ne pensi? I sigilli di Avery e Tew. Le loro stelle combaciavano, ricordi? Forse anche queste lo fanno. Ah. Voilà. E un'altra porta. Sì. Allora, chi sono questi? Beh, sono... Non lo sai, eh? Ehi, come si dice? Il mare è pieno di pirati. Siamo bloccati. No, ma che bloccati? No, dammi il telefono. Cos'è? Vuoi l'aiuto da casa? Più o meno. Scrivo a Sam.
Ci siamo. Questi dipinti non sono niente male, no? Se non troviamo il tesoro, magari potremmo venderli a un museo. Cerchiamo i motivi stellati. Ok, era per dire. William Mays. Americano? Sì, di Rhode Island, proprio come Thomas Tew. Perfetto. Ehi, sei ancora nella torre? Sì, sono tornato giù. Perché mi hai inviato questa foto? Ti spiego dopo. Per ora, dimmi chi sono. Beh, i delfini sono Richard Wundt. Il tridente Joseph Farrell. Le due mani con la perla sono William Mays. Perfetto. Resta dove c'è campo. Potresti ancora servirmi. Ehi, Nathan, hai trovato il tesoro? Non ancora, ma ho un enigma da risolvere. Ti aggiorno. Libri, mappamondo. Questo Wundt sembra uno studioso. Ehi, Richard Wundt. Era il capitano della Dolphin. Scommetto che lui e Baldridge organizzavano gare di parrucche. Sally, mi aiuti? Eccomi. Grazie. È dritto? A chi diavolo importa? A me importa. Ci siamo. Guarda che faccia quel Farrell. Voleva essere ovunque tranne che lì. Ok, quindi chi c'è qui? Sono sconvolto dalla tua ignoranza in materia. In realtà so tutto, voglio solo che Sam sia al corrente. Inoltre gli piace sentirsi utile. Ah, certo. Diavolo, che è successo qui? Probabilmente è caduta una torcia. Vediamo cos'è rimasto. Edward England. Un nanerottolo tarchiatello. Oh, Sam mi ha risposto. Ah, vedi, Sally? Neanche Sam è onnisciente. Non dobbiamo compiacerci. Hai ragione. Diamo uno sguardo ai dipinti. Yazid al-Basra. Sembra indiano. Quasi. Era Mogul. Mogul? Non era il popolo derubato da Everi? L'onore dei ladri. Sì, già. Va sempre a finire così, vero? Manca il nome. Dall'aspetto sembra saraceno.
pare di conoscerlo? Sembra più giovane degli altri pirati. E quattro. Bene, ho i nomi di due di loro. Dovremmo venirne a capo lo stesso. Cosa abbiamo? Non saprei. Perché non chiedi a Sam? Gnè. Ehi, hai detto tu che è un esperto di pirati. Per dire. Ecco la prima. E la seconda. L'ultima. Vediamo se ci capisce qualcosa. Sai, a me sembra... Aspetta. Ma hai appena scattato le foto. Reggie. Le reclute di Avery non usavano gli smartphone, ovviamente. Ovviamente. Quindi era così che arrivavano all'indizio seguente. Sono indizi? Sì, fa vedere. Voilà. Dunque, questi sembrano alisei. Sì, e queste sono latitudini. Sì. E sento che dovremo preparare di nuovo i bagagli, ragazzo. Cosa? Pro Deus quod licentia. No, no, non può essere. Non può cosa? Oh mio Dio, è ovvio. Nate. Come ho fatto a non capire? Basta con le stronzate alla Beautiful Mind, di che stai parlando? Aspetta un secondo. Sam, hai visto le foto? Ma pensa, credevo di aver chiamato il numero di Sullivan e invece guarda chi risponde. Come va, Nate? Ehi, Rafe. Da quanto tempo? Come fai ad avere il numero? Sullivan te l'ha scritto su un tovagliolo. Magari. Mi sarebbe costato solo qualche giro di rum. No, e invece ho dovuto sganciare una fortuna per trovarvi. Già. Spero che la storia di Avery non ti sia costata troppo. La concorrenza è agguerrita. Sì, ammetto che avete giocato bene le vostre carte. Ma alla fine ciò che conta è arrivare per primi al tesoro di Avery. Suona come una sfida. Ehi! Nate, sai che non mi tiro mai indietro, ma la mia socia... Beh, lei preferisce evitare di correre rischi inutili. Wow, Ray Fedler che prende ordini da qualcun altro. Come cambiano i tempi. Senti, Nate, solo per questa volta ti propongo un'offerta. Tu molli tutto. Torni a casa, vivi la tua vita.
E io ci metto una pietra su. In nome dei vecchi tempi. Per quanto sia tentato, Ray... Sarò sincero. Non sono il tipo di persona che si arrende quando sta vincendo. Ok. Prodeus quod licentia. Per Dio e la libertà. Ottime foto, Nate. Bella composizione. Hai craccato i telefoni. Tu mi hai rubato la croce. Ascolta, Nate. Se sei davvero furbo come credi di essere, accetta la mia offerta. Che ne dici? Guarda, anche se è stato un piacere risentirti, devo rispondere a una chiamata. Nate, un'ultima cosa. Nate. Dimmi. Ecco, sai che i vostri telefoni sono dotati di GPS, vero? A presto, bello. Merda. Indovino, dei tizi armati stanno venendo qui. Sam, per Dio e la libertà, Nathan, capisci che significa? Sam, ascoltami. Allontanati subito dalla strada e distruggi il telefono. Che è successo? Ray sa dove ci troviamo. Ti serve un po' di qui nascosto. Sam! Sam! Cazzo. Ehi! Te ne compro un altro.